rappresentata dal sindaco e dall'assessore Scotto di Vento qui questa sera, hanno fortemente voluto la partecipazione della città la connessione della città per questo aggiornamento, che in realtà, come sottolineava il sindaco, non è un aggiornamento ma è la redazione di una nuova proposta di viabilità, perché di fatto dopo 10 anni quasi abbiamo un sistema viario, un sistema di viabilità completamente differente rispetto al passato. Allora, assessore Scotto di Vetta, quali sono i punti salienti di questo nuovo piano traffico? Beh, innanzitutto questo nuovo piano del traffico prevede investimenti negli anni, al breve periodo, sui 2-3 anni, di 2,5 milioni di euro. E questi serviranno per allentare la pressione del traffico viario, innanzitutto, che c'è sul nostro territorio d'estate, nelle ore notturne anche, e quindi a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti che vengono sul nostro territorio. In pratica ridurre anche il costo di disincentivo che spesso si trova chi deve venire sul nostro territorio. Quindi ci saranno degli interventi di sistemi di rotonda che faremo su tutto il territorio, che cercheranno di dare maggiore fluidità al traffico veicolare. Poi ci saranno degli interventi anche per quanto riguarda i sensi unici su molte strade del nostro territorio, sempre per ridurre il rischio dell'incidentalità, che comunque si presenta elevata nel periodo estivo. E quindi poi prevederemo ovviamente nuove aree di sosta, che sono imprescindibili per soddisfare la domanda di posti auto nel periodo estivo. E quindi parlando, diciamo, di quella che poi sarà la prossima stagione estiva, sarà anche reintrodotto il ticket per la zona di Miseno Miniscola? Noi, sulla scorta dei dati che sono stati fatti preliminarmente alla redazione del piano, sicuramente l'area di Miseno e Miniscola va regolamentata per ridurre la presenza di auto sul posto, quantomeno regolamentare gli orari in cui le auto arrivano in quell'area. Quindi è previsto l'istituzione di una ZTL a pagamento, quindi che prevederà degli orari a partire dalle 8 del mattino nel fine settimana. Questo avverrà non più con un sistema manuale per accedere all'area, ma avverrà con un sistema automatico, in modo da evitare che si formino delle code. L'obiettivo fondamentale non è quello di fare cassa, ma è quello di rendere più semplice l'accesso a quelle aree.